Benvenuti in un nuovo video a recensione e ovviamente anche assaggio. Oggi sono qui proprio con una ventata di colore tra il lilla, viola, bianco, rosso dello sfondo e il mio giallo canarino sparaflesciato. Ma oggi siamo qui per provare le nuove Gonads. Stavo aspettando che comunque arrivassero tutte di nuovo disponibili, infatti le ho prese, però stavolta le ho prese su ASFood, ma tranquilli che ci sono anche su All Supplement, quindi se avete il cashback da smaltire vediamo un po' come sono queste creme e se ne vale la pena spendere 7,80 euro o 90, comunque costano quasi 8 euro. Facciamo prima a fare così. Sono usciti tre nuovi gusti. Comunque il della Daily Life si è superata quest'anno. Non so quante creme spalmabili ha fatto uscire. Ovviamente sul mio canale trovate tutte le recensioni. Veramente è una vasta gamma, veramente di creme. Ce ne ha tantissime di vari gusti. Pesco? Ok. Questa qui è del marchio Daily Life Gonads, che è wafer con cacao e nocciole. Mi ispira molto, a parte che fuori sembra tipo un Duplo, guardate la foto. Eccola qua, all'interno c'ha veramente un bel po' di ingredienti rispetto tipo alle altre creme, ci sono un bel po' di ingredienti, però vabbè, andiamo a vedere il gusto, ovviamente ognuno si sceglie le creme in base alle proprie esigenze. 100 grammi ha 539 calorie, 31 grammi di grassi, 40 grammi di carboidrati. Quindi tra tutte le altre che abbiamo provato, perché ho appena finito di provare anche quelle della Delicious, hanno pochi carboidrati rispetto a questa qui, però ovviamente hanno anche grassi tipo 10 grammi in più, però hanno di meno carboidrati rispetto a queste qua. Poi zuccheri 0 zuccheri, fibre 0,77 e proteine 25. Eccola qua, io direi assaggiamo. Ah, questa c'è anche la pellicoletta, mi ero dimenticata di questa cosa. Ok. Si presenta una consistenza abbastanza liquida, da come potete vedere. L'odore sa di wafer alle nocciole. Eccola qua la consistenza. Una bella consistenza, devo dire la verità, visto che siamo comunque in inverno, bella cremosa lo stesso. Ok, assaggiamo. Io non ho capito perché ho le creme della Daily Life, hanno tutte lo stesso retrogusto. Non so se avete provato quella a pistacchio, avete provato qualcosa, ma hanno tutte lo stesso retrogusto. Prima di sentire il sapore, c'è questo retrogusto strano. Forse è edulcorante, ma non riesco a capire, ma non penso. Cioè, raga, veramente non so perché, o sono le proteine, forse usando sempre le stesse proteine, il siero del latte, dà questo sapore. Raga, sono tutte uguali, io non riesco a capire. Cioè, il cacao non si sente. Si sente solo il retrogusto di nocciola, ma sinceramente, buona, ma io che ho provato già quella a pistacchio, quella bianca, quella al cocco, quella alle mandorle, vi posso dire che ha sempre lo stesso. Se io mo prendessi quella a cocco o quella bianca, hanno tutte lo stesso retrogusto. Questa cosa non mi piace nelle creme, perché ci sta che sono simili, perché bene o male gli ingredienti stiamo lì alla fine, cambia ovviamente in base al gusto, però sta cosa tutto uguale no. Infatti non mi dice niente, non è quella cosa che mi fa dire: oh mio Dio, sì, che buona, raga, acquistatela perché è buonissima. No, cioè assolutamente no. Io mo ho finito di provare le creme della Delicious. Sono simili, ma sono completamente diverse. Cioè, questa qui è a cioccolato e caramello. Questa mi ispira un botto, quindi vediamo un po', sempre delle Life, ovviamente Gonads. Mi dispiace questa cosa, perché comunque sono creme abbastanza low cost a grandi linee. Però per 100 grammi, raga, siamo là, quindi è inutile che ve le ridico, perché sono sempre gli stessi valori. Che sembra il retro. Mi è dato subito una ventata di tipo il fruio a caramello. Sì, il fruio a caramello.
Di quello so. Molto più densa questa. Forse perché c'è il caramello all'interno, quindi. Eccola qua, bella densa. Assaggio. C'ha questo odore forte. Che schifo! Raga, sapete che sembra? Prendete la cioccolata, mettetela all'interno, scioglietela e mettetela nel fruio a caramello. Raga, è la stessa cosa, sa di fruio. Poi questo cioccolato abbastanza spento, abbastanza... No, raga. Mi piace proprio. Ma ci sarà pure qualche spezia all'interno. No, raga. Vedete, già tra le due, ok, che stiamo parlando di una cioccolata e una. Oddio, un ragno nella scatola. io quindi ho ragno guadagno qua a Napoli, però raga, io qua ho tutto cose di cibo e anche no, animalucci belli, non dovete venire qui se volete portare qualcosa di buono. Quindi ragazzi, stavo dicendo, prima che vedevo un bellissimo ragnetto, comunque bello grande tra l'altro, ok. Comunque tra i due vi dico che è più buona quella wafer sicuramente al cacao e wafer alle nocciole, ma l'altra assolutamente no. Andiamo avanti, cioè se le altre mi facevano un po' io questa ho seri problemi, cioè io ho paurissima. Questa è speculos, praticamente come il pancake della nano che avevamo provato, Gonaz. Questo sarebbe un po' biscotti con cannella. Ho paura, raga, ho paura. Per quanto riguarda i valori, raga, abbiamo giusto... No, cambiano per 100 grammi 440 calorie, 28 grammi di grassi, 38 di carboidrati, zuccheri 0 e proteine 25. Eccola qua. Io ho molta, molta, molto paura e sicuramente non mi piacerà. Yeah! Io lo faccio per voi. Tu dici, vabbè, Giulia, non ti piace la cannella, quindi non ti piacerà sicuramente. Però, raga, io ho provato altre creme. Tipo il burro d'arachide della GOTY7 con la cannella e quello era buonissimo. Questa è proprio densa. Guardate. Ha tipo una consistenza fluffy. Lo faccio solo per voi. Allora. È molto dolce, è molto speziata, però si scioglie in bocca e si sente tipo il retrogusto di latte. Non è male. Raga, io non amo, lo sapete, io non amo la cannella, non amo il cibo speziato, non lo amo. Però questa non è male. L'odore era forse stando tutto insieme, allora era molto più forte. Sa di dolce tirata Lizzy. Allora, se amate la cannella, i biscotti alla cannella, lo potete prendere perché sicuramente se siete un amante della cannella, questo vi piacerà, vi farà impazzire. Perché ecco, di questo non si sente quel retrogusto che si sente in tutte le altre creme. È buona. Vedete? È buona. E tre vi consiglio. Non è male. Speculus. E questa qui a grandi linee proprio. Wafer con cacao e nocciole. Buona. Perché rispetto è buona rispetto a una... al cioccolato e caramello che non si può proprio mangiare. Però devo dire che quella lì speziata non è male. Per chi ama le spezie secondo me vi piacerà molto. Io spero che anche questo video recensione vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!